Linea diretta con la CGL che risponde come ogni giovedì. Buongiorno e ben ritrovati. Abbiamo tantissime cose di cui parlare insieme. Guardate il titolo che abbiamo scelto: pensioni, quali novità, insomma, peggiorative, migliorative, come sempre ci chiediamo ogni giovedì. Ascoltate, perché nella prossima mezz'ora parliamo proprio di questo con i nostri ospiti. Segnatevi il numero di telefono e iniziate a prenotarvi. È come sempre lo 0422 427 907. Allora, buongiorno e ben trovato Lorenzo Zanata della CGL, SPI-CGL, quindi dei pensionati della CGL. Buongiorno Zanata, così come Maurizio Busso, buongiorno Maurizio, e Luisa Dalbrollo, che sono tornati a trovarci. Buongiorno Maurizio e Luisa. Allora, tante novità, dobbiamo parlare anche delle donne, no? Certo. Anzi, per cavalleria cominciamo proprio da lei, Luisa, no? Beh, la ringrazio. Come giusto? Sì. Beh, se ci sono delle novità, delle iniziative, perché poi ricordiamo come sempre sì, alla fine, sì, no? Sì, soprattutto delle iniziative. È un po', diciamo, siamo un po' in anticipo perché si tratta dell'occasione dell'8 marzo. Quindi avremo modo di ricordarlo, sì, no? Sì, sì, sicuramente la faremo vedere, cercheremo cosa di c'è esporla. L'8 marzo? Allora, l'8 marzo, come si sa, è il giorno della festa della donna, noi vorremmo ricordare con una manifestazione che non sia solo di un giorno. E quindi abbiamo, dal 6 all'8, sì, quindi sì, avete perché scelto. Abbiamo scelto di presentare, di fare anche una manifestazione, di presentare la donna in una luce forse che è un po' meno conosciuta, se non quella abituale di casalinga e mamma, nonna. Quindi non eccetera. Sono le mani d'oro perché fa non tutto, brava, è capace, no, certo. Ma abbiamo anche un po' di testa e questo, e cerchiamo anche di metterla. Quindi vedo c'è scritto pittura, fotografia, artigianato, poesia, sì, sì, sì. Realizzazioni originali di scultura, cioè quindi queste certo, donne certo, che fanno siamo variamo, eclettico. Abbiamo un campo molto ampio e quest'anno cerchiamo appunto di esporlo. Abbiamo questi tre giorni, due giorni e mezzo, perché inizieremo il 6 pomeriggio e ci sarà una mostra permanente via Dandolo all'auditorium della CGL. Speriamo che le persone, la gente venga, perché così ci si rende conto appunto della moltitudine. Di capacità, cose che sappiamo. Cioè tante donne del Trevigiano hanno fatto qualcosa che queste, verrà esposto di quei giorni. Queste in particolare, sì. Sono tutte donne nostre iscritte alla CGL. SPI-CGL. Sì. Poi l'8 vedo un'altra manifestazione. L'8 c'è la manifestazione, quella diciamo che è un po' tradizionale, con l'incontro a Fontanelle per il pranzo, sì, il momento conviviale, certo. Che, a cui abbiamo già avuto diverse adesioni, quindi sanno già i nostri affezionati e speriamo anche nuovi, quindi che si possano avvicinare. Abbiamo appunto questo momento conviviale. Ne parlammo conviviale. Anche l'anno scorso, mi ricordo. Sì, no? Perché si ripete nel posto, visto che si è prestato bene, e le persone che sono intervenute sono tutte contente e ci hanno anzi chiesto di continuare in questa che è questa iniziativa. Curiosità, Luisa, lei ha fatto qualcosa per la mostra dal 6 all'8? No. Sì? No? Ah, no, okay, io ci provo. Ho solo le mani d'oro. Va bene. Allora, vi ricordo 0422 427 907. Ragazzi, mi dicevano che c'è già una telefonata, fatemi sapere se è pronta, allora attendiamo ancora qualche istante. Poi ci sono le richieste, ho visto alla governance locale, sì. Le amministrazioni, soprattutto per comparto pensionati, no? Credo un po' più in generale. Allora, la piattaforma che noi mandiamo ai comuni l'abbiamo già mandata, sì. In anticipo rispetto all'altro anno, ma nel corso del 2015 invieremo già verso settembre-ottobre la nuova piattaforma per il 2016, perché abbiamo già visto che alcuni comuni hanno già effettuato il bilancio preventivo, sì, certo. E se noi abbiamo fatto la richiesta per andare a discutere prima del bilancio preventivo, dobbiamo per forza di cose arrivare a novembre a discutere di questo bilancio con i comuni, altrimenti questi logicamente vanno avanti perché sistemano hanno tutte le caselle, no. Dal punto di vista economico, esatto. Magari non ci sono più delle agevolazioni. Poi, comunque ci sono le varianti in corso d'opera, come si dice, e quindi c'è la possibilità. E noi incontriamo anche i comuni che magari hanno già effettuato il bilancio preventivo. Aspetti Maurizio, sentiamo la telefonata, pronto? Sì, buongiorno, parlo da Cordignano, volevo chiedere un'informazione. Sì.
Io ho avuto il marito che nell'89 ha subito un incidente stradale nell'iter del tragitto casa-lavoro e quindi è infortunio sul lavoro. Sì. È rimasto a casa 4 anni. Urca. Adesso io volevo chiedere, per andare in pensione, quelli 4 anni là come vengono riconosciuti? Perché noi ci siamo informati e ci hanno detto che nell'arco lavorativo di una vita, i 42 anni, loro contano solo 96 settimane. 96 settimane, massimo come infortunio? Esatto, sia che sia infortunio. Aspetti signora, resti in linea solo qualche istante, lo dico anche ai ragazzi in regia, magari serve qualche altra domanda per capire il caso? No? Allora ascolti e poi vediamo se quale consiglio possiamo darle. È vero, io ricordo che c'è un limite per la contribuzione figurativa durante tutta la vita, sia per malattia sia per infortunio. E quindi le 96 settimane che lei dice sono probabilmente quelle giuste. È il meccanismo in cui non si può superare un limite di settimane superiori a, dipende un po' dall'anno di pensionamento. Che sono quasi due anni. Oggi sono quasi due anni perché se fossero 2 anni sarebbero 104 settimane. Cioè mi faccio capire, ai fini della pensione si può calcolare solo 96 settimane. Esatto, anche se uno come complessivamente in tutta la carriera, complessivamente. No? Cioè, e lei dice, quindi se io sono stato a casa 4 anni, che vuol dire 56 54 sono settimane? Sono 208. Quante sono signore settimane in un anno? Allora sono 52 in un anno, esatto. 4 anni abbondanti sono 208. Esatto. Dopo i vari interventi, quindi che di quelle gliene riconoscono solo 96, confermato. Quindi esatto. È vero questo discorso? Sì, è vero, anche comunque sia anche un infortunio, che quindi lui era sempre in carica nella stessa ditta. Sì, sì, ma c'è un limite. Comunque a lei converrebbe rivolgersi a un patronato. Sì, che... noi siamo venuti proprio da voi, da CGL Vittorio Veneto, e ci hanno detto questa cosa, che non si può fare niente. E vi fate fare una certificazione che l'INPS confermi questa procedura. Che almeno le 96 settimane siano riconosciute, sempre esatto. Lì però arriviamo. Quelle sì, ok, però le altre sono andate perse praticamente. Giusto? Cosa detto? Sono andate perse le altre, quindi quelle non... Le altre dal punto di vista del calcolo della pensione non ci sono, e neanche per il diritto a questo punto. Sì, infatti volevo chiedere se era una cosa reale oppure... No, corrisponde, signora. Grazie signora, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, fa la prova del 9, quindi va negli uffici e poi chiama in diretta il giovedì per avere la conferma. Va bene. Però sono stati bravi, unità di risposta almeno ne univoca. Allora, un'altra cosa che volevo chiedere, quindi la curiosità. Se anche si sta a casa in malattia, voglio dire, la febbre classica o l'influenza, quello che è. Beh, ma se stai, chiaro se che, sei all'interno. Però in una vita, cioè, vengono riconosciute sempre all'interno di queste 96 settimane massimo. Sì. Così è previsto. Così è previsto. Ah, bene. Quindi questa è un'altra cosa che non avevamo detto. Magari sono tanti 2 anni di malattia. Ma certo, in una carriera di 41,6 più un giorno, no? Giusto, abbiamo detto, siamo arrivati 42, a questo per arrivare in pensione. Maurizio, cosa ci siamo dimenticati? Quindi le richieste? Allora, sì, le richieste che noi andiamo a fare ai comuni. Per esempio, quali sono? Quelle di agevolazione, da che punti diciamo di vista? La nostra piattaforma si sostanzia in 3 fattori principali più poi degli altri. La questione prima di tutto che serve per un risparmio anche, ed è quella della governance locale. Noi ormai chiediamo da alcuni anni che i comuni si fondano, sì. Oppure in alternativa arrivare per i comuni al di sotto di 5.000 abitanti a fare delle unioni dei comuni, attraverso anche delle unioni dei servizi, dei consorzi. Questo è lo stesso governo a spingerlo poi, perché tra l'altro se no riduce, sì, però riduce ha spostato di un anno, certo. Intanto perché il termine era fine 2015 e già spostato al 2016, no, quindi sta roba qua non va bene. Dentro a questa questione, quello che noi chiediamo a tutti i comuni, tanto che la smettano di piangere, no? Perché i soldi ce li hanno? No, perché i soldi ce li hanno, perché vadano a cercarli dove ci sono. Intanto
come attraverso il patto anti-evasione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Cioè andate a beccare i vostri evasori, perché poi esatto, una parte di quel recuperato troppi, resta in comune. Ancora no? Troppi sindaci, il 100% rimane comune di quello accertato. Ancora troppi sindaci si rifiutano di fare questo accordo con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Ah. No. E questo non va bene rispetto ai cittadini onesti. E quello che noi a favore delle fasce più deboli andiamo a chiedere con la nostra piattaforma, l'abbiamo già iniziato l'altro anno, alcuni comuni ci sono venuti dietro, quest'anno puntiamo a raggiungere un numero sempre maggiore di comuni. È sull'addizionale IRPEF una esenzione per i redditi fino a 15.000 euro e uno scaglionamento rispetto a una proporzione, una riproporzione rispetto agli scaglioni nazionali del rimanente. Cioè praticamente alzare l'esenzione da 8.000 fino a 15.000? Giusto? Esatto, ma esatto, perché 8.000, attuali, 8.000 ce l'hanno già come nazionale, da governo, no. Sì, mentre così. Per l'addizionale locale portarla a 15.000. Aspetti Maurizio, un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, parla Sacchetto, Giancarlo. Prego Giancarlo, sì, le chiedo un po' più forte, se no non la sentiamo, prego. Pronto, mi sente, sono Giancarlo da Castello di Godego. Prego. Ma volevo chiedere ai signori, come mai non viene applicata dall'INPS la legge numero 448 del 2001? Quella che dice che le pensioni minime dovevano essere portate all'epoca a 516,46 e aumentate dall'anno successivo dell'indice ISTAT. Ciò vuol dire che oggi la minima sarebbe 624 euro circa. Come l'hai detto, familiare, però. Nessuno sa mai rispondere. L'INPS applica, fa dei calcoli suoi. Certo. Tutto questo è stato anche confermato dal CNEL, dove tutti i sindacati l'hanno sottoscritto, con il rapporto del 30 maggio 2002, in cui è saltato fuori addirittura che l'INPS le ha pagate solo per 600.000 pensioni e 6 milioni sono ancora ferme e non le paga perché non ha i soldini, forse. Aspetta una risposta da qualcuno. Giancarlo, resti lì, aspetti solo qualche istante. Zanatta, cosa, si può rispondere su questo? Sì, sì. Sono novità? Sì, nel senso che non so niente di questa cosa. Ah. Mm. Perché se fosse una cosa ancora pendente, credo che la cosa sarebbe esplosa in maniera sufficientemente da poterla affrontare. Però guardi che è la legge finanziaria all'articolo 38 e 39, è la legge finanziaria numero 448 2001. Va bene. Non è una legge che... La verifichiamo, certo. Allora, io la verifico, lei lasci il numero in redazione sì, sì. E poi la chiamo. Ce l'hanno già, l'ho appena dato perché mi hanno richiamato. Va bene. Giancarlo... Domani mattina la chiamo. Esatto, adesso verificherà il dottor Zanatta con gli uffici e via dicendo. Poi la chiamerà e soprattutto se c'è questo caso, che appunto è una notizia, dobbiamo diffonderlo, riaffrontarlo magari sì. Nelle prossime settimane. Va bene, grazie Giancarlo, buona giornata. Buona giornata, allora, quindi la legge 448 del 2001, gli articoli 38 e 39 parlano di questo aumento della pensione minima che dovrebbe arrivare a 516 euro, virgola 46 dice. No? Quindi, per la precisione. Questo è importante, poi ci torniamo, mi raccomando, impegno preso. Qui cosa abbiamo? Per equazione 2015? Allora, uno schema, prego. Parlo io? Certo. Bene. Beh, io volevo un po'... velocemente aggiornare per titoli però circa cosa ha scaturito la nuova legge di stabilità per il 2015, alcuni interventi riferiti ai pensionati. Allora, la prima cosa importante riguarda il fatto che fino al 31 dicembre 2017 si potrà andare in pensione di anticipata, ex anzianità, senza subire nessuna penalizzazione se uno o una non ha maturato il 62esimo anno di età. Perché c'era una decurtazione, vero? C'era una decurtazione per chi aveva
contribuzione non solo da lavoro. Quindi fino al 31 dicembre 2017. 17. Bene, poi? Poi però hanno interpretato una norma che aveva sviluppato la Fornero nella sua norma del 2011, nella quale invece tutte le pensioni liquidate dal 1 gennaio 2012 nel sistema retributivo contributivo saranno riviste e fatto un doppio calcolo e pagato l'importo minore tra questi due. La norma ha un valore retroattivo, quindi dal 1 gennaio 2012, sarà applicata però solo dal 1 gennaio 2015. Cioè da adesso. Cioè da adesso. Probabilmente non chiederanno nessun importo arretrato, ma potrebbero, se i dati, adesso vedremo come esce, diminuire l'importo in vigore al 31 dicembre 2014. Allora, questa la ripetiamo tra un attimo perché è molto interessante, ho alcune domande da farle. E c'è un'altra telefonata perché valore retroattivo. Sì. Quindi nelle tasche dei pensionati, no? Perché poi quando si parla invece di toccare vitalizi, come anche in questo periodo, no? Gli ex consiglieri regionali si arrabbiano. Allora, la ripetiamo tra poco. Chi c'è al telefono? Pronto? Pronto. Buongiorno, con chi parliamo? Prego. Gliel'ho appena detto alla signorina. Sì, ma signora, noi siamo in onda adesso. Con chi parli? Prego, dica pure. Allora, io dico che si parla sempre tutti delle pensioni e giustamente perché la Sena Giungla lo sapevo, però non si parla mai delle pensioni di guerra ed esiste ancora perché mi sono una vedova di un grande invalido di guerra e siamo sempre stati trattati peggio, ma qua i zingari si tratta meglio. E qual è il problema, signora? Ci aiuti a capire. Che appunto mi danno una pensione di 436, adesso non mi ricordo questa testa la cifra, no? E 400 me li danno perché non supero il reddito di 16 milioni. Ora mi domando se la vita del mio marito, che ha fatto la guerra, la vale 436 euro al mese. Certo. Allora. Ecco, vorrei proprio che qualcheduno prendesse in mano sto discorso. Grazie perché, signora, grazie. Perché sembra che noi altri non esistiamo più. Certo, ha fatto benissimo a chiamare. Grazie signora, buona giornata. Grazie. Tra l'altro, in questi mesi e anni è perfetto, insomma, anche un tema come questo. Sì, prego. Sì, è vero. Potrebbe essere una rivisitazione su questo tipo di pensioni che però non sono dimenticate perché ogni anno quando c'è la perequazione anche le pensioni di guerra hanno il loro incremento, tra l'altro ce l'hanno diversamente rispetto alle altre pensioni, quindi c'è un po' un trattamento più favorevole per le pensioni di guerra. Poi invece la seconda questione che pone la signora riferita al fatto che andassero a rivedere gli importi rispetto ai sacrifici, eccetera, è chiaro che la cosa va vista in un'ottica diversa e personalmente io non ho niente al contrario, però dobbiamo valutare il numero delle pensioni di guerra ancora esistenti, gli importi complessivamente erogati e comunque, sottolineo, non sono dimenticate, ogni anno hanno una loro un adeguamento, diciamolo così, comunque in parte, no? Esatto. E allora ripetiamo la cosa di prima perché il valore retroattivo poi è molto interessante sul tema delle pensioni, cioè cosa sta facendo, cosa è previsto? Allora la norma era stata prevista dalla legge Fornero. Del 2011, poi siccome ha fatto tutto di fretta e come tutti sanno quando si fanno le cose in fretta nascono i gattini ciechi. Ha fatto piangere molti pensionati. Ha fatto piangere molti pensionati.
e ha lasciato l'incompiuta alla fine, molte incompiute all'interno di questa norma, all'interno del nuovo sistema che ha instaurato. E il governo attuale ha di fatto ha dovuto adempiere a questo compito che doveva essere in capo alla Fornero. Sostanzialmente si prevede questo: se io fossi andato in pensione il 1 gennaio 2012, oggi potrei avere un ricalcolo della pensione e potrebbe risultare negativo, cioè più bassa, più bassa. Esatto. Ma perché questo ricalcolo? Perché la pensione retributiva non può superare i 40 anni. Se io sono andato nel 2012, ho preso, quando sono andato nel 2012, sì, potrei aver preso un anno in più di contributi. Con anticipo, diciamo. E quindi supera i 40 anni. Allora devono ricalcolare per vedere se fossi andato a 40 anni quanto prenderei. E se vedere se è andato, più o meno. Adesso bisogna vedere l'INPS come interpreta. Ma che impatto può avere questa cosa a livello numerico, statistico? Non lo so. Quante so. Persone può riguardare? Beh, tutti quelli che sono andati al 1 gennaio 2012, mettiamo. Il 2013, 2014, sì, sì. Anche 1 gennaio 2013, 2014, o diciamo solo quelli del 2012? Il 1 gennaio 2011, i 12 no, perché sono ormai compresi nel retributivo. Ma uno che è andato ad esempio il 1 marzo 2012 ha 3 mesi di contributivo e quindi si innesca un calcolo diverso. Ho capito. E quindi può essere che venga decurtata una quota dal. Ma non si sa ancora. Non si sa. Ok, attenzione, però vi abbiamo avvertito. Torneremo sulla. Allora, sentiamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto? Prego, signora. Sono la Gabriella, da provincia di Treviso. Prego. Ostioma. Dica. Sono rimasta vedova nel 2010. Sono rumena e mio marito ha lavorato sia in Italia sia in Romania. Sì. Mi hanno fatto una reversibilità, cioè adesso, nel 2014, a dicembre, da 199 euro al mese, avendo anche 2 figli che vanno a scuola. Era un problema tra Romania e Italia con le carte, io dovevo fare sempre da intermediario a chiamare. E alla fine mi è arrivata la pensione italiana, ma mi hanno tirato 4.000 euro di come si dice, il fisco, perché ho fatto accumulo, mi hanno detto, e non trovo giusto questa roba. Accumuli, accumulo, diciamo. Sì. Allora, signora, aspetti lì un attimo, c'è qualche domanda che le serve per capire un po' meglio il quadro, non so, Maurizio, se... Se non ho capito male, signora, suo marito quanti anni aveva di età, intanto? 40 anni di età, ha lavorato circa 8 Quindi, anni in Italia e... Aspetti, aveva... ha iniziato a lavorare dopo il 96... In Italia? In Italia? Sì, in 2002. Sì. Allora, va bene. Allora, suo marito ha lavorato quello che ha lavorato dopo il 96, che anzi dopo il 95, ed è esclusivamente nel sistema contributivo. Sì. Quindi, questi pensionati in Italia, o quando muoiono alle vedove, non danno il trattamento minimo, ma danno esattamente l'importo che spetta al marito, che spettava al marito, ridotto al 60%. E per i figli, cioè, è tutto lì, per 299 i figli, con 2 figli che vanno ancora per a scuola. I figli c'è un incremento del 20% per ogni figlio a carico. Se lei ne ha 2, ha preso esattamente il 100% di quello che avrebbe preso suo marito se fosse andato in pensione oggi. E comunque io so che sulla minima, no? No, non devono essere tassata. No, cioè non esiste
Il fisco, cioè perché prendono questi soldi? Non perché esiste. Io ho fatto la fame con i miei figli, cioè certo. Qua in Italia sono rimasta senza lavoro. Allora, non... Certo signora, aspetti solo un secondo, lei dice, Lorenzo, solo per chiarire, avrebbe dovuto prendere la pensione del marito ridotta del 60%, cioè il 40% della pensione del marito. Il 60% della pensione del marito. Però in questo caso lei dice questi 199 euro sono il 100% perché ha due figli? Sì. Perché... Cioè questa è la pensione che suo marito, signora, avrebbe preso 200 euro, diciamo 199 sì, euro per gli 8 anni lavorati in Italia, no? Questo è il concetto. Poi mi hanno detto che fanno tra Italia e Romania, cioè aspettavano le carte a vicenda il cumulo, cioè per sommare le due pensioni. Sì. Ok, e non sono arrivate queste carte dalla Romania? E facevano fatica ad arrivare, io dovevo chiamare, mandare le carte, come che i miei figli vanno a scuola qua, che io sono in vita, tutte queste ma queste carte sono arrivate o no? È andate a prendersele, cosa ha fatto? Niente? No, dovevo chiamare perché e mandare tramite... Perché sì, ma adesso sono arrivate o no queste carte? Per andare in Romania. Sono arrivate o no queste carte? No. La fine sono arrivate, la pensione italiana me l'hanno data, ma come gli dico è di 299 euro al mese. Ma come che io ho fatto anche un cumulo, un 4 anni, cioè un accumulo di soldi, e il fisco mi hanno tenuto 4.000 euro. Su se ci ha messo 4 anni, ovviamente devono applicare anche la tassazione. Lei lavora poi? No, non lavoro, non trovo lavoro. Allora, per la parte fiscale, signora, io le consiglio di andare al CAF. Lei andare avrà un dove? CAF dove fa il 7.30. Ah. Allora, signora, dove sta? Ci ha detto prima, dove abita? A Postione. Adesso abito a Treviso. A Treviso. Allora vada al CAF della CGIL a Treviso, dove è l'indirizzo? Via Dandolo. Ecco, esatto. Via Dandolo, giusto? È aperto tutte le mattine. Via Dandolo 8. Si faccia consigliare, perché adesso non possiamo andare avanti, se no ci perdiamo tutta la puntata. Però si faccia consigliare al CAF CGIL di Via Dandolo qual è la soluzione, visto che oggi abbiamo affrontato in parte il tema. E solleciti la Romania. E solleciti la Romania, appunto. Adesso vediamo se queste carte, come dice lei, sono arrivate. Grazie, in bocca al lupo. Cos'altro ci siamo dimenticati? Perché siamo quasi alla fine, dobbiamo affrontare velocemente altri temi. Vabbè, ci sono altri due punti, Maurizio, poi torniamo a lei. Sì. Allora, le modifiche del pagamento delle rate di pensioni, ma questa pare che la cosa si sia risolta. Sì, nessuno ha più detto niente, per il momento è tutto come prima in sostanza. Cioè il periodo di no, spostavano, volevano far pagare le pensioni tutti al 10. Esatto. Poi hanno deciso che le faranno pagare tutte al 10 solo chi ha una bititolarità, cioè due pensioni. Esatto. Più pensioni. Poi hanno deciso, l'Inps ha detto non faccio più niente, l'Inps ha detto neanch'io non faccio più niente, insomma le cose sono ferme, ma non è una cosa... Sì, sì, questo si è parlato e ci fu un po' la preoccupazione. Una cosa, prima di passare la parola a Maurizio, che riguarda invece i trattamenti pensionistici nel 2015. Allora, tutti i pensionati... avranno visto che col pagamento della pensione di gennaio 2015 c'è stata una trattenuta che è diventata anche consistente, dipende dall'importo della pensione, perché tutti abbiamo pagato un debito maturato nel corso del 2014 per effetto della perequazione stabilita all'1,2 invece era all'1,1. Quindi gennaio tutti hanno pagato questo debito. A febbraio si ripristina il pagamento effettivo della pensione. A marzo ci sarà un'ulteriore modifica perché subentrano le addizionali. Morale, vi consiglio di presentarvi allo SPI CGL di Treviso, sempre in via Dandolo, per fare verificare l'importo della pensione, che comunque non fa mai male. Bene, una verifica diciamo ulteriore. Maurizio, altri punti che ci sono dimenticati? Andiamo avanti sulla questione della piattaforma, riassumiamo in fretta anche perché il tempo qua ormai è alla fine. Allora, questa piattaforma noi, come ho detto prima, l'abbiamo già inviata a tutti i 95 comuni della provincia di Treviso. E così stanno facendo altri nostri colleghi di altre province, no? In teoria.
ni. Treviso, ni. È sempre, Treviso è sempre avanti, no. Bene, bene. Questo magari può dare fastidio anche a qualcuno che Treviso sia avanti, ma è così, no? E ho visto, i siccome filoni... ci scherziamo ogni giovedì, la vostra numero uno dell'Inca regionale, no? La sì. Silvia. La Silvia Bresolin, esatto. È provinciale. Provinciale, numero sì. uno, l'Inca, abbiamo sempre detto sì. che l'Inca è il numero uno in Veneto, no? L'ho vista intervistata in una televisione nazionale poche ore fa, no? Quindi, esatto. Quindi insomma è vero che è il numero uno della Treviso. Bene, poi? Vabbè. Allora, quindi i filoni principali sono quello che ho detto prima della governance locale, attraverso unioni dei comuni, se si arrivassero alle fusioni ancora meglio, cioè bisogna riuscire da 95 comuni della provincia di Treviso a scendere a 30. Diciamo qualcosa che non abbiamo ancora detto, no. Perché abbiamo anche la questione della finanza locale, che per noi è molto importante, quindi il patto anti-evasione che devono farlo tutti i comuni se vogliono dimostrare anche serietà verso i cittadini onesti, la questione avvantaggiare le famiglie bisognose attraverso una applicazione sulla TASI del reddito ISEE e quindi perché possono esserci persone vedove come la signora che ha chiamato anche appena adesso che hanno la reversibilità e magari hanno una casa grande e quindi sono costrette per il valore catastale a pagare un sacco di soldi e non hanno neanche di che pagare. E si può intervenire, no? In qualche maniera con... Si può intervenire, i comuni possono farlo, noi poniamo questo accento sì. ai comuni. Tra l'altro noi diciamo ai comuni anche un'altra cosa quest'anno, molto chiara, non vogliamo che i cittadini che devono pagare la TASI vengano al CAF a spendere altri soldi. Quindi i comuni li invitiamo a mandare a casa l'F24 a tutti i cittadini che devono pagare la TASI gratuitamente. Purtroppo ogni comune ha deciso diversamente. Oppure no? Il comune faccia la convenzione con i CAF e rispetto al cittadino di quel comune che va lì paga poi attraverso la convenzione il comune. Cioè mandate a casa i bollettini ai comuni, tutti i comuni, però sa che questo purtroppo ognuno fa come vuole, ogni amministrazione. Chi c'è al telefono? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sono Teresa, Moro Teresa, da Moian. Prego Teresa. Veneto. No. Niente, io sono una signora disabile al 100%, sono stata un ictus, sono stata operata, sono stata in coma, il coma è pilotato 6 mesi. Comunque mi dava accompagnatoria e dovevo andare alla visita fiscale, siccome chi ha trovato l'Ips doveva mandarmi del 2013, invece a lettere non si stava a mandare, non mi è arrivato nessun avviso. E i nostri fiori, che ho fatto domanda del 104 perché se dovesse avere certo. bisogno di assistenza o qualcosa, e credo che non abbia neanche dato il permesso di averla. E con di più, quando è arrivato del 2014, 27 ottobre, sono andata a visita fiscale, mi hanno alzato, ho fatto due passi, comunque mi hanno ridotto l'invalidità e mi hanno tolto l'accompagnatoria e un po' anche della mia pensione di lavoro che ho fatto. E senza avvisarmi, senza niente, non so. Posso chiederle, signora Teresa, l'ultima cosa, poi non so se vanno bene abbastanza i dati, non so per intervenire i nostri tecnici. Lei adesso è disabile al 100%, ha detto? Sì, adesso vi hanno abbassato la disabilità, sono mezzo corpo, ecco, con funzione, in poche parole. No, ma con che punteggio? Con che punteggio? Esatto, quanto signora? Il punteggio? Adesso sono l'80%, fino all'ultima visita fiscale ero 100%, siccome certo. ho fatto due passi. La pensione diretta. Ma siccome mi sono sempre fatta seguire da un terapista perché da solo. Certo, aspetti signora, un'altra domanda. Sì, la pensione diretta che ha detto le avrebbero ridotto perché? Cioè quanto prende di pensione, possiamo chiederlo signora? Cioè io avevo la minima. E adesso cosa? Il mio lavoro. Adesso mi arriva, se il mese di gennaio mi è arrivato 608 euro. Beh, più della minima 608 euro. Però sommando forse diciamo. Ma avevo l'invalidità e mi hanno tolto l'accompagnatoria. Che gatto. Perché da allora sola sì. non ce la faccio da sola, neanche per andare certo. a farmi quanti le spese. Quanti anni ha? Farmi tante cose da solo, ho mezzo corpo paralizzato, non riesco a fare niente. Certo, Teresa, quanti anni ha? Possiamo fare quest'ultima domanda, ci serve per i dati tecnici. 74 anni. 74 anni, allora aspetti un secondo, allora, prego Lorenzo. Se l'ordine delle cose è così,
se le hanno tolto l'indennità di accompagnamento perché le hanno ridotto la percentuale, sì, ovviamente hanno revocato l'indennità di accompagnamento. Non ha diritto a nessun'altra prestazione perché ha superato i 65 anni. Io però, Andrei, visto che lei abita a Mogliano, all'Inca di Mogliano in via Matteotti, in sede CGL... Sì, mio figlio è già stato, sono bene, già stati. E chieda di rivedere l'indennità di accompagnamento, quando può fare un aggravamento, ma data l'età potrebbe entrare anche nel meccanismo delle ulteriori maggiorazioni che sono dovute per le persone che superano i 65 anni. Quindi torni all'Inca di Mogliano e che qualcosa forse si può fare. Una cosa incuriosisce a me, signora, quindi hanno negato la legge 104 invece ai suoi figli? Sì, le hanno negato, almeno perché come c'è scritto sulle case che hanno mandato, sì. Perché non ha più la cosa, quindi è legato a questo, no, al fatto che... No, 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 perché... Aspetti, aspetti, Teresa, aspetti, prego. Perché no, sono due commissioni diverse. Evidentemente non l'hanno considerata in stato di gravità, che prevede appunto con la legge 104, al comma 3, articolo 3, solo in presenza di stato di gravità, malattia abbastanza grave. Però se le hanno ridotto l'indennità di accompagnamento è evidente che non poteva entrare in quell'altra area, in sostanza. Bene, Teresa, va bene, si fa accompagnare da un figlio a Mogliano lì al... Sì, è appunto perché non riesco a fare niente, anche per andarmi a fare certo, un po' immaginiamo. Di spesa, anche per lavori di casa, per farmi niente, perché sono paralizzata, una mano solo, giovedì, ecco, che funziona. Va all'Inca e dica che ha parlato con... Rete Veneta, il giovedì, Veneta, esatto. E loro si metteranno sicuramente scatteranno sull'attenti. Senta Teresa, però diceva Maurizio lunedì? Lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi Linca solo in quei giorni lì? Sì. Ah, l'Inca di Mogliano, però lunedì... Treviso. Esatto, lunedì, mercoledì e venerdì, altrimenti, quindi questi tre giorni, altrimenti deve andare a Treviso, cioè tutti i giorni. Esatto. Beh, grazie Teresa, in bocca al lupo. Buongiorno. Siamo, grazie, credo, già fuori, non so quanto abbiamo di tempo, quanto possiamo sforare ancora. Cosa ci siamo? Allora, sì o no? Posso mi dite, parlare scusa? Io? Aspetti Lorenzo, quanto possiamo... Ah, siamo fuori, niente, dobbiamo chiudere. Flash, un'altra cosa che dobbiamo... Arriveranno gli obiservi, ecco, cioè la busta paga del 10 secondi, avvertiamoli. Tutti lo riceveranno, no, tutti no, potranno estrarlo attraverso il portale dell'INPS. Rivolgetevi, cioè alle internet, sedi della CGL, lo SPI si mette a disposizione di tutti gli iscritti e di quelli che si iscriveranno. Bene. E anche per il controllo dell'OBSM. E esatto, anche per il controllo. Però si fa tutto in internet, quindi attenzione, eventualmente chiedete a loro un consiglio. Ricordiamo dal 6 all'8. Dal 6 all'8 la festa marzo, della donna. Ma c'è tempo. E tutti i giorni la presenza appunto in sede, in via Dandolo, lo SPI CGL aperto per comunicazioni, per informazioni e curiosità. Bene, varie. Grazie Luisa, Maurizio e Lorenzo, a voi tutti per averci seguito, ci rivediamo giovedì prossimo, i telegiornali a partire dalle 18.30, buona giornata. Buongiorno.